Riccardo Mastrilli sarà un nuovo giocatore del Teramo, l'esterno mancino nativo di Giulianova ed ex Pontedera firmerà il contratto con il sodalizio di Luciano Campitelli. Trattativa lampo quella del direttore sportivo Sandro Federico. Il ragazzo delle giovanili della Spalla ha iniziato proprio in giallorosso la carriera con il Giulianova nel campionato di Serie D stagione 2015-2016. Poi il passaggio sempre in D con la maglia del Gozzano nel girone A, prima dell'approdo a Pontedera in terza serie, dove tuttavia ha giocato meno. Ma a spaventare la tifoseria è la situazione legata a Bacio Terracino. Il suo agente ha fatto capire che piace e come a Piacenza, che ha appena preso calore tra i pali, e al Catanzaro. Il Teramo ha sempre sostenuto che lo lascerà partire solo se arrivasse una chiamata dalla cadetteria, ma se iniziano a filtrare dichiarazioni di non assoluta certezza da parte del suo entourage, inevitabilmente qualche dubbio sulla reale volontà di rimanere da parte del ragazzo resta. Anche perché finora il Teramo ha fatto mercato sì, ma è improntato molto sui giovani da valorizzare, quelli per intenderci che assicurano introiti se scendono in campo. Molte società invece si stanno già attrezzando per il prossimo torneo e il richiamo di piazze come Piacenza e Catanzaro non possono non suscitare apprezzamento in Bacio Terracino, che adesso va convinto della bontà del progetto biancorosso, che non sia solamente al risparmio ma che cerchi anche di riportare la squadra ad essere una realtà consolidata della terza serie. Ma gli sforzi della dirigenza sembrano indirizzati verso altre questioni e il ragazzo potrebbe decidere allora di accettare le avance di squadre che puntano in alto. D'altronde i 10 gol realizzati in un contesto abbastanza deludente come quello del Teramo della scorsa stagione la dicono lunga sulle qualità di un giocatore che deve ancora compiere 26 anni. Il diavolo proverà a resistere, ma per farlo deve iniziare a costruire una rosa che possa non far sentire più Bacio Terracino come l'unico salvatore della patria.